Ok, abbiamo qui un coltello della Top Knives, si chiama BOB, Brothers of Bushcraft Fieldcraft. Questo è il coltello che dovrebbe servire a lavorare il legno e per attività outdoors. C'è una garanzia a vita illimitata, in cui i coltelli TOPS sono garantiti da difetti, eccetera, eccetera, te li riparano per tutta la vita se dovesse succedere qualcosa. Il coltello viene definito Tactical Operational Product. Tool for professional, military, law enforcement, survival experts. Non so che cacchio voglia dire tutta questa roba qua, ma a me serve un coltello per il campeggio e per fare dei lavori in legno. Cioè, vediamo un po' di aprirlo. Vediamo come si presenta. Si presenta Made in USA, molto prominente. Dentro la sua confezione di nylon a tenuta stagna, vediamo di riuscire ad aprirlo senza rovinarsi le mani. Bello. Ci sono informazioni per la cura del coltello, come bisogna pulire il manico in micarta, e questo è un certificato di fabbricazione. Vediamo. Benissimo. Il coltello è questo fischietto, c'è un numero di telefono, voglio vedere se lo chiamo qua dall'Europa che cosa succede. Vi è una acciarino per chiare fiamme. Questa una clip. Una clip per, penso sia girevole, sì, girevole, per legarlo alla cintura. Questo materiale è plasticaccia rigida. Cacchio che coltello. Materiale sintetico. Le specifiche ve le leggete voi in internet. Questo dovrebbe avere un trattamento per la lunga durata della lama, per il mantenimento del filo, in uno spessore molto elevato, perché alcuni fanatici usano battere sopra per rompere il legno. Vi è un dorso lama a 90 gradi, Made in USA. Ci sono le zigrinature dei Brothers, The Brothers of Sir Bushcraft. Bello. L'impugnatura sembra molto comoda. Qui, da quanto ho letto, questa incrinatura serve per usare l'acciarino e fare fiamme da fuoco. Questa è una lama, si chiama Full Tang. Vuol dire che corre lungo tutta la lunghezza del coltello, dà una particolare rigidità, durezza. Ecco qua. Questi incavi in teoria servono per accendere il fuoco con un archetto in cui il coltello serve da punto d'appoggio superiore. Vabbè, vediamo come entra. Non male, bello pesante, bel prodotto.
Comunque, se non fosse sufficiente, se questo prodotto non fosse, non dovesse rispettare le mie aspettative, potremmo introdurre anche il secondo della Lion Steel. Lion Steel fatto in Italia, coltelleria di Maniago. Oh, vediamo un po' come si presenta il contenuto. Iniziamo già molto meglio con una fodera in vera pelle, handmade in Italy. Ecco, iniziamo a essere un po' più patriottici. Lion Steel Maniago Italy. Questa è una pelle rigida, però. All'interno troviamo questo Lion Steel. Come si chiama questo coltello? Vediamo. Lion Steel B40 UL. UL sta per il materiale del manico che è legno di olivo. Legno di olivo. Uff, ma che carino. Veramente bello. Veramente un bell'oggetto. Più piccolino di quell'altro, dopo li confrontiamo. Italy Sleipner. Sleipner. Non so che cavolo voglia dire, però il manico è veramente bello, un oggetto davvero bello. Anche qui è abbastanza spessa la lama, arrotondata, una lama arrotondata che decorre lungo tutta la lunghezza del coltello. Anche qui vi è una punta che emerge. Questo è molto più sharp a 90 gradi, da quanto capisco, con questa parte qui si può attivare l'acciarino e accendere il fuoco. Bello. Il legno d'olivo, veramente carino. L'oggetto è molto bello, molto più piccino, sembra anche molto più leggero. Penso che intagli sul legno possano essere fatti con molta comodità. Vediamo se il manico profuma addirittura, penso profumi più di pelle che di altro. Vediamo un po'. Entra o non entra? Bello, bello, bello. Adesso se vogliamo, vediamo un attimo che cosa dice questo. Paoletta Gianni, certificato di qualità, attivazione della garanzia, chi più ne ha più ne metta. Se vogliamo confrontare i due coltelli, mi ammazzo. Sono acciai diversi, molto carini tutti e due. Belli, classici. Come mi piacciono tutti e due, non saprei decidere quale sia il più carino. Forse quello più piccino italiano per senso di patriottismo, però insomma come funzionalità dovrebbero essere simili. Certo questo americano è più robusto, sembra più robusto, poi bisogna vedere la durezza degli acciai, no? Però sicuramente lo spessore della lama è maggiore. E questo è più arrotondato, quindi secondo me questo può dare un po' più di grip quando si fanno certi lavori, ma questo dà molto più comfort. Fa molto più piacere alla mano quando si maneggia. Ecco. Niente. Questo è.